Barbara D'Urso contro Ignazio, la frecciatina non passa inosservata. Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 torna a parlare di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ecco cosa è successo. A Pomeriggio 5 oggi, ospite di Barbara D'Urso, Ivana Mrazova è stata invitata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello VIP. Tutti però adesso vogliono sapere quello che sta succedendo alla modella fuori dalla casa. Ivana e Luca stanno insieme? Lei ha davvero lasciato il suo fidanzato per mettersi insieme ad Onestini? La risposta di Ivana è chiara e, senza troppi giri di parole, fa subito chiarezza sulla questione. Ivana Di Luca ha una bellissima opinione, vuole bene al bolognese e adesso i due, come amici, stanno continuando a frequentarsi fuori. Una conversazione incentrata dunque sui rapporti instauratisi tra loro dove, tuttavia, non sono mancate le frecciatine della D'Urso rivolte a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Barbara D'Urso contro Moser? Il complimento a Luca Onestini che sembra tanto una frecciatina a Ignazio. Luca ti ha sempre rispettata perché eri fidanzata, ha detto la D'Urso negli studi di Pomeriggio 5. Parlando con Ivana quest'ultima ha così fatto indirettamente il paragone tra Luca e Ignazio Moser, approcciatisi in modo diverso a due ragazze entrate nella casa impegnate. La Mrazova inoltre ha spiegato in diretta di avere avuto dei dubbi sul rapporto con il suo fidanzato anche al Grande Fratello VIP. Lei però, come spiegato in diretta, avrebbe scelto volontariamente di non dire niente al riguardo, proprio per evitare di far soffrire fuori il ragazzo che la stava aspettando. Brava, così si fa, ha allora risposto prontamente Barbara che poi, dopo aver detto di fare il tifo per Ivana e Luca, ha aggiunto, noi siamo così, ci piacciono le storie e le persone corrette e innamorate. Il pubblico a casa non ha dubbi, le parole di Barbara erano rivolte a Ignazio e Cecilia. Sui social immediatamente i telespettatori sono corsi a dire la propria. Per questi infatti non ci sono dubbi, le frecciatine di Barbara D'Urso oggi erano rivolte proprio a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Che tra la conduttrice e Rodriguez non corra buon sangue è noto a tutti. Adesso però a loro sembra essersi unito anche Ignazio Moser che, come Cecilia e Geremias, ha scelto di non presentarsi come ospite nello studio di Pomeriggio 5. Di loro però, direttamente o indirettamente, si continua a parlare. Arriverà una replica? Se così fosse, lo scopriremo presto.